Buongiorno ragazzi, bentornati sul nostro canale Italian Family Overland. Guardate che faccia che c'ha, eh? Da sonno. Ci siamo appena alzati, sono le 2:30 di pomeriggio. Ci siamo appena alzati dal letto, sì, potreste dire anche che vergogna, ma c'è qualcuno che fa ancora più vergogna. Le due sciurette stanno ancora dormendo. Ora ve le faccio vedere quanto sono belle e serene. Guardate, eh? Oggi è una giornata un po' uggiosa, eh? Come si dice? Sì. Giornata un po' uggiosa, il tempo, cielo è coperto, c'era una nebbia fino a mezz'ora fa, infatti non siamo usciti anche per quello, c'era una nebbia allucinante, che poi non è nebbia, ma sono nuvole. E però la pancia comincia a farsi sentire, abbiamo una fame incredibile e dobbiamo prepararci perché questa sera abbiamo una live. Io vi metto in tendina la live perché questo video qui ovviamente ha circa un mese e mezzo, così almeno riuscite anche a collegare il periodo temporale. Che dire, finalmente ragazzi, abbiamo fatto il 95% dei lavori, manca ancora qualche cosina, io mi devo ancora sistemare gli attrezzi. E infatti adesso ho acceso il fuoco, ci rilassiamo, cuciniamo, mangiamo... chef, cosa mangiamo? Preparo la pasta e lenticchie per stasera. La faccio dopo. Quindi adesso mangiamo praticamente... Le alette di pollo. Alette di pollo, costine, qualcosa alla griglia. E poi prepara per questa sera una bella pasta e lenticchie, hai detto, né? Sì. Pasta e lenticchie, così almeno rimane lì. Poi se ci viene fame la mangiamo, se no arrivederci e grazie, ce la mangeremo domani. E dopo aver mangiato mi voglio sistemare tutti gli attrezzi, perché ovviamente facendo i lavori, mischia qua, mischia là, c'ho un casino allucinante. Ho da sistemare le tre valigie qua e gli attrezzi che abbiamo in macchina, quindi avvitatore, trapano e via dicendo. Vabbò, dai, adesso rilassiamoci un attimo. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. È gratuito, ve lo dico già, perché alcuni di voi se lo chiedono, ma devo pagare, non devo pagare. Non dovete pagare nulla, è tutto gratuito. Poi, in descrizione trovate tutti i link, anche nel nostro PayPal, perché alcuni di voi ci hanno detto, ma vorremmo regalarvi un gelato. Io più che gelato lo chiamo una pasta e fagioli. Se volete regalarci una pasta e fagioli, c'è il link PayPal, c'è Patreon, c'è tutto quello che volete. E per il resto, che dire, ci stiamo rilassando, finalmente. Questa è la vita che cerchiamo, da soli, isolati, nessuno che ci rompe i maroni. E in questa location, mi spiace dirlo ragazzi, non ve lo metterò. Non lo metterò né su Par4Night. Oh no, amore, abbiamo preso questa decisione, giusto? Questa è una location importante per noi. Questa è una location importante. Non è turistica. No. È solo... Qui non passa nessuno, qui potremmo stare qui tutta la vita che nessuno ci viene a cercare. Come dici te, se butta male questa è casa. Se butta male, ragazzi. Allora, il mondo è già impazzito, inutile prenderci in giro, il mondo è già impazzito. E in previsione che impazzirà ancora di più, quando sarà impazzito definitivamente, questa location diventerà la nostra casa. Quindi mi spiace per quelli che dicevano già, no ma pubblica, metticela. No, mi spiace, questa rimane per noi. E è incredibile, non passa veramente nessuno. E neanche gli animali, né? Una roba. Solo i cavalli la notte. Stanotte sono passati due cavalli, ci hanno guardato, hanno detto vabbè, statevene lì, e se ne sono andati. Quindi nulla di che. Vabbè, dai, adesso facciamoci una bella braccetta, qui funziona bene. E ci cuciniamo ste alette di pollo, va? Vi faccio vedere quanto è cambiata anche la nostra vita a livello elettrico. Pannello solare, ve lo ricordate? Questo è il pannello solare del 50S, della Power Station. Vi metto qui il link in tendina. Pannello solare che, come ho detto, è un valore aggiunto. Quindi se avete intenzione di prendere questa Power Station, il Blue Yeti AC50S, mi raccomando, prendete anche il pannello. Ho fatto un piccolo sforzo e prendete il pannello. Perché? Il pannello solare, come vedete... Io l'ho collegato all'impianto della macchina. Oggi sole non ce n'è, purtroppo oggi sarà così, c'è poco da fare. Però io ho 300 watt più altri 120, quindi 420 watt, che con questa poca luce e col fatto che questi posso inclinarli verso il sole, mi stanno, ragazzi, caricando il cubo e la batteria servizi. Ora vi faccio vedere con l'applicazione. Stiamo caricando comunque 88 watt, ragazzi, quasi 4 ampere. E ripeto, sole non ce n'è. Prima che collegavo questo, i watt erano 29-30 watt. Collegando questo pannellino solare, siamo schizzati a 80. Prima ho avuto un picco di 100, quindi comunque vada. Mi butta dentro giusto gli ampere per
caricare il cubo e caricare un po' anche la batteria servizi. Quindi su quel lato lì è cambiato notevolmente. La batteria della macchina è sempre carica, la batteria servizio è sempre carica. E invece di attaccare quello al cubo, cosa faccio? Lo attacco all'impianto della macchina, così oltre a caricare il cubo mi carico anche la macchina, batteria servizio in questo caso. Qui intanto abbiamo messo su le nostre patate, perché ormai è diventato un must, insieme alla griglia, patate e cipolla, e perché ci vuole, sono veramente ottime, vi consiglio di provare. La Moira nel frattempo, guardatela, è andata a prendere ancora della legna, va in giro a cercarla come un fagiano. Vabbè, ieri l'ho fatto io, oggi lo fa lei, è giusto anche dividersi i compiti. Stai preparando la roba alla ciccia? Sono? Posso, sono cotte. Sto giro niente cipolle rosse, No, dorate. Dorate, non c'erano quelle rosse. No. Non sempre troviamo l'ingrediente perfetto e quindi bisogna accontentarsi. Però anche queste qui è bianche, è buona. L'abbiamo provato anche l'altra volta. Io ogni tanto metto gli occhiali, ragazzi, perché a me la luce ogni tanto, specialmente, sembra assurdo, ma non c'è il sole, ma il cielo è molto bianco, quindi mi dà fastidio. E allora metto gli occhiali. Ah, alette di pollo? Eccole lì. E intanto la nebbia, regà, continua a salire, non molla. Sì. Oggi mi sa che ce la facciamo tutta nella nebbia. Pace e amen, ragazzi, non è un problema. Ci abbiamo tutto, ci manca niente. Da magnà ce l'avemo, il fuoco pure, una bella branda comoda c'è. E va bene così. Ora vi faccio vedere veramente il posto, magnifico. È proprio una sorta di come posso dirlo, un'isola al contrario. Invece di essere circondata dal mare, è un'isola circondata dalla foresta e dalle montagne. L'unico accesso che c'è è una strada veramente brutta in fuoristrada, ma veramente brutta, e quindi o hai fuoristrada rialzato o qui non ci vieni, ed ecco il motivo per cui qua non ci vengono neanche a camminare, neanche i camminatori ci vengono, perché comunque va da qui, comincia la discesa bella ripida della valle, lì pure, qui c'è una collina e qui pure, l'unico punto in piano è questo e quello lì in fondo, però lì ho detto meglio che non ci mettiamo perché siamo praticamente in mezzo alla vallata e lì soffia sempre il vento, e infatti ci ho avuto ragione, perché la nebbia cosa fa? Si incanala, arriva praticamente da lì e passa in mezzo. Allora ci siamo messi lì, come potete vedere la nebbia il più delle volte passa sopra. Comunque dai, va bene, dai, ci siamo quasi, le patate sono pronte, adesso ho messo sul pollo. La pancetta la metti già? O le costine facciamo? No, anche le costine c'erano, Sì, ho messo sulle costinette. Hai messo sulle costinette? Dai che ve le faccio vedere, perché boh, qui c'hanno il vizio di segarle. Che ne so, forse perché sembrano di più, no? Boh. Ah, che roba, te chi? Non abbiamo gente a cena, raga. È per noi. Chi sta dicendo? Anche lì, abbiamo pubblicato una storia, quella con l'uovo, Sì. Mamma mia, ragazzi, ci hanno messo in che brutta vita che fate. Cioè, alcuni di voi fanno veramente una vita di merda, ragazzi. Ho pubblicato una storia dove ci siamo fatti praticamente un uovo. La classica colazione americana. Colazione americana, ragazzi, pancetta, uova, chi più ne ha più ne metta. E ci aspettavamo una risposta, ci ha messo un po' tanto ad arrivare, però alla fine qualcuno l'ha scritto, non mi ricordo il nome di chi. Che ha scritto, ah, qui il colesterolo, quando sarete vecchi morirete. Ok, va bene, allora amico mio, ascoltami un attimo. Prima di tutto noi siamo immuni a tutto, persino al colesterolo, quindi quello non è un problema che ci creiamo. Seconda cosa, quando saremo vecchi, stanchi e malati, e ora che ce l'abbiamo dalle palle non c'è bisogno neanche di curarsi, perché quando sei vecchio, stanco e malato non ha senso vivere, no? Tra medicine, letti e ospedali. Terza cosa, ma la gente che fa la colazione, questa che è una colazione normale, tutte le mattine fanno colazione, tutto il mondo fa colazione così, tranne noi italiani e francesi, si può dire. Cosa fa? Muoiono tutti quanti di colesterolo. Dai, io posso capire se ogni 10 minuti mi faccio
uova, salsiccia e bacon, potrei anche darti ragione. Ma se una volta ogni tanto mi faccio una mangiata schifosa, così come la chiami te, non mi succede nulla. Se poi anche dovesse succedermi qualcosa, sono affari miei, o sbaglio. E perdiamolo sto vizio di ragazzi, mangiare sano, mangiare sano. Io vi posso anche dire una cosa. Mio nonno, che s'abbuffava a tavola e se beveva litri e litri di vino, sta da Dio. C'ha 82, quanti anni ha? 82, 83 anni, eh? Sta bene. È giusto fare attività fisica, è giusto mangiare correttamente, però vi posso anche dire, ragazzi, che bisogna mangiare tutto. Noi, se mangiamo tutto, in quantità, quantità esagerate, però comunque mangiamo, ragazzi, anche perché noi mangiamo una volta al giorno, giusto? Facciamo una colazione e poi facciamo un pranzo-cena. Eppure, non c'avevamo un raffreddore, non c'avevamo un giramento di testa, c'avevamo un po' di panza. Ma ragazzi, la panza serve per fare sostanza. Poi quando siete in equilibrio, specialmente contro vento, se non hai un contrappeso davanti, pare brutto. E quindi anche lì, mangiate ragazzi, non vi preoccupate, mangiate. Poi ovviamente, come tutte le regole nella vita, non esagerate, su quello non si discute, però ogni tanto fatevi una bella spaghettata esagerata o una bella grigliata come si deve. Vabbè, comunque grigliamo ragazzi, grigliamo. Ci siamo quasi, eh? Sì, sì, è pronto. Adesso salo e poi è pronto. Sali. Adesso lei sala. E poi, quando abbiamo finito lì, mette già a fare la pasta e ceci. No, pasta e lenticchie, hai detto, eh? Sì. Pasta e lenticchie. Lentamente, lentamente. Così rimane pronta, anche perché pasta e fagioli, pasta e patate. Non so se anche a voi capita, ragazzi, ma è molto, ma molto. Sono piatti molto, molto più buoni, freddi. Non so perché, a noi piacciono di più freddi. E quindi lei lo prepara, lo fa, poi se stasera abbiamo fame ce lo mangiamo, se no ce lo mangiamo domani, non è un problema. Mamma mia come sto, eh? Mi raccomando qua, adesso le contiamo, eh? Metà per uno, mica che ti ci butti dentro a iosa. Oh, non permetto. Che bellina. Una volta, questo parlo della vita vecchia, con un meteo così io sarei stato depresso, né amore? Sì. Sarei stato depresso, mi sarei messo sul divano, avrei passato la giornata sul divano. Ma adesso non dico che non mi fa né caldo né freddo, però comunque vada, trovi sempre lo spirito per fare qualcosa. E questo poi è un valore aggiunto di questa vita. Questa vita non puoi metterti sul divano e dire ok, oggi non esisto per nessuno. Non puoi, perché comunque vada, ognuno di noi ha i suoi compiti e ci sono certe cose che vanno fatte. Comunque. E ora di mangiare, ragazzi. Buon appetito! Ragazzi, dopo mangiato e che mangiata, io bevo il mio caffè, lei? Tu cosa che ti bevi? E io mi mangio la panna cotta al caffè. Panna cotta al caffè. Panna cotta al caffè, ragazzi, il dolce. Lei so via, lei so magna. Non ti piace te? A me non piace, a me i dolci non mi piacciono tanto. Tanto il fuoco sta andando ancora per fare un po' l'atmosfera, eh? Mangiato bene? Bene, sì. Siamo pieni, ragazzi, ma proprio strapieni. Sì, sembra che abbiamo mangiato il bufalo, cioè abbiamo mangiato normale. Sì, abbiamo mangiato normale, però non siamo abituati a mangiare tanto, quindi quando mangiamo due o tre letti di pollo in più si sentono. Sì. Vabbè, adesso mi bevo il mio caffè, mi rilasso un attimo e poi mi metto a lavoro, mi sistemo gli attrezzi. Che dici? Ci crediamo tutti. È facile che me ne vada a letto, mortacci. Sì, ragazzi, ci stiamo sistemando tutte le valigie. Ci stiamo sistemando la roba, abbiamo un sacco di roba. Adesso vediamo se riusciamo a buttare qualcosa. Perché quei tre lì, ovviamente, mentre abbiamo fatto i lavori, li abbiamo un po' mischiati, abbiamo fatto un po' di casino, almeno con la scusa, ci sistemiamo gli attrezzi. Però ci rendiamo conto veramente di avere sempre un sacco di roba. E queste sistemazioni periodiche servono proprio a buttare via un po' di roba che non usiamo. Ci abbiamo per assurdo tre tipi di colle per gomma. Ci abbiamo tre tubetti di colla per gomma. E quindi, vabbè, qualcosa ci inventeremo. Però almeno stiamo sistemando i tre valigioni, che sono super, super consigliati, ragazzi. Sono stagni, trovate il link in descrizione. Questi li usavo io quando consegnavo i droni ai clienti, i droni grossi. Qui dentro ci mettevo radiocomando, monitor e via dicendo. Sono stagni, hanno la valvola... Dov'è che è? La valvola per l'alta quota, quindi se andiamo su in quota
non dobbiamo aprire il rubinetto, per esempio, come facciamo con questo. Questo ogni tanto dobbiamo, quando saliamo di quota, aprire il tappo sopra, perché sennò la pressione me lo spacca. Le valigie invece sono già provviste di questa valvola. E poi fondamentalmente la cosa importante è che sono stagne, quindi non entra un filo d'acqua. Per magari uno che vuole camperizzare, da mettere esternamente, tanta roba. Ci stiamo per preparare alla live di stasera. Abbiamo mangiato, fatto, lavorato, ci siamo anche rilassati intorno al fuoco, abbiamo messo gli ultimi due ciocchi di legno. E domani vediamo. Se domani è una bella giornata, stiamo ancora qua. E se è brutto tempo, che piove, allora ci muoviamo. E comunque sì, veramente un bel posto questo, molto rilassante, molto tranquillo. Amore mio, stai preparando stasera per la live? Sì. Abbiamo tirato fuori, anche perché domani sarà una bella giornata, facciamo le grandi pulizie della tenda. Ogni tanto, quando possiamo, quando abbiamo un luogo adatto, svuotiamo completamente la tenda, mettiamo a stendere il sacco a pelo, il materasso, lo tiriamo fuori e diamo una bella pulita sotto. Però col fatto che comunque vada il sacco a pelo, noi ce l'abbiamo sotto, non è che proprio il materasso, il fondo, si sporchi più di tanto. Però visto che veniamo da giornate di sabbia lì in Danimarca, da lì non l'abbiamo più pulita sotto la tenda, quindi sicuramente ci sarà un po' di sabbia. Per il resto siamo fatti anche una passeggiata prima, c'è una vista di là veramente spettacolare. Adesso ovviamente è tornata la foschia, quindi non si vede più niente. Però vabbè, dai, noi ce ne andiamo in tenda, e perché abbiamo la live stasera. Ci vediamo domani mattina, va bene? Ciao ragazzi. Buongiorno, ciao ragazzi. Ci eravamo lasciati su praticamente in relax in montagna. Abbiamo ripreso il nostro tracciato in fuoristrada, quello originario, perché noi comunque non sembra, ma stiamo facendo un tracciato che ci porterà praticamente da est del nord della Spagna a ovest. Tantissima roba, relax. Ci siamo già fermati al volo a caricare l'acqua, perché dopo 5 giorni di libera, ovviamente eravamo quasi la tanica dentro, quella sopra è ancora piena, ma quella dentro era quasi vuota. E quindi ci siamo fermati a caricare l'acqua. Ciao! Sura Moira! E niente, adesso siamo fermati per berci un caffè, per rilassarci un attimo, anche perché adesso sta ricominciando a salire la strada e andiamo verso su. Questa mattina, ragazzi, risveglio un po' incazzato, un po' incazzoso. La Moira molto può confermare, sì. Io lo intendo, è scesa, l'ho sentita urlare. E Mila ci ha fatto un bel danno. Mila ha fatto un gran bel danno. E adesso in castigo, ve lo faccio vedere, è veramente un gran bel danno. Mi accendi la pompa? Sì, te l'accendo. Pompa accesa. Adesso sono tutte e due qua sotto, perché ovviamente ci hanno sentito urlare. Maxi non c'entra nulla, però ha detto vabbè, faccio compagnia a mia sorella, e la sorella si è nascosta. Ora vi faccio vedere il danno che ci hanno fatto, che ci ha fatto Mila. Guardate qui ragazzi, guardate qui, quella testa di cazzo si è mangiata il bracciolo. Allora, praticamente da quando abbiamo fatto i lavori di camperizzazione, abbiamo tolto la rete vecchia. Se vi ricordate, c'era una rete plastica rigida, vi metto il video qui in tendina. Con quella rete lì loro non potevano né passare né tantomeno provarci a robevare, perché era rigida. Cosa succede? Scusate, ma mi sono morso la lingua. Cosa succede? Abbiamo tolto quella rete, abbiamo messo questa, abbiamo visto che andava tutto bene. Sì, Mila è andata un paio di volte di là, ma non ci creavamo il problema. Il problema c'è perché secondo noi è andata di là passando da sotto, e non vi dico che lo spazio è piccolo così, per quello che ripetiamo spesso, i gatti, ragazzi, domineranno il mondo, c'è poco da fare. Quando noi esseri umani saremo estinti, insieme alle blatte ci saranno i gatti, ve lo garantisco. Il gatto è furbo, è molto furbo, è uno degli animali più furbi al mondo. È molto perspicace, molto sveglio, osserva, pensa, fa, disfa, non c'è un cazzo da fare. Se lui vuole fare una cosa la fa.
Emila, questa notte, col fatto che gli abbiamo chiuso anche lo spazio sopra, lo spazio laterale, quindi non poteva più andare, scava, 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 e per tirarsi fuori, per aggrapparsi, molto in mente si è aggrappata al coso, se l'è mangiato. Madonna mia. Anche a casa, eh? A casa era uguale, i divani ce li ha mangiati. Le sedie della cucina, il letto. Le sedie della cucina, il letto, cioè... Boh, non lo so, però... Non possiamo farci nulla, convivere con i gatti è anche questo. Sì, ovviamente stamattina volevamo strozzarla e lasciarla lì abbandonata dentro il cespuglio. Però poi dopo abbiamo detto non si può fare perché dopo Maxi sclera. E allora vabbè, la terremo in vita. Ovviamente sto scherzando. Però potete capire che esternamente Paki va bene, ok, lo sappiamo, facciamo fuori strada, il graffio, la bozza, non è un problema. Internamente abbiamo sempre cercato di tenerlo il più nuovo possibile. Purtroppo questa cosa qui mi girano le palle a me, ma soprattutto a lei. Lei è molto incazzata. Però non possiamo farci nulla. Vabbè. E detto questo, amen, ci beviamo il caffè e ritorniamo su in quota. Stiamo aspettando la tanica dell'acqua, stiamo cercando di capire dove farla arrivare, dove non farla arrivare, perché manca sostanzialmente soltanto la tanica dell'acqua. Devo fare un'ultima modifica al discorso frigo, perché sotto il frigo, ora ve lo faccio vedere, adesso vabbè provvisoriamente si può anche lasciare così, il frigo praticamente adesso è appoggiato sulla moquette del retro della macchina. Noi sul retro della macchina abbiamo il pozzetto dove svitiamo e facciamo uscire la ruota di scorta, quindi bisogna risolverlo. E quindi devo rialzare il frigo, devo capire quanto posso alzarmi per farlo aprire ancora completamente. Farò delle prove adesso in questi giorni, e così almeno abbiamo risolto anche l'ultimo problema, che era quello della ruota di scorta. Per forza, comunque vabbè, dai, giornata è cominciata, eh? Ci abbiamo sto caffè e ripartiamo. Sì. A dopo.